Eccoci con un passo da davanti di questa Cairo Sporting Club, fortunato perché si rimette in discussione, anche se chiaramente poteva lasciar perdere, invece continua a marciare insieme a un gruppo caso di rammarciare. A marciare un gruppo di ragazzi, ma anche qualche esperto. Come sta andando questa settimana? No, questa settimana pure ci stiamo allenando bene, i ritmi sono sempre alti, classico del nostro allenatore. Se si rallenta un attimo sono urla che si sentono fino in piazza. Comunque, quindi è un allenatore esigente. Sì, sì, esigente, insomma si vede che è di un livello superiore, dai, dobbiamo dirlo. Però bisogna dargli una squadra, diciamo, anche non per dire che lo Sporting Club non è di livello superiore, ma comunque qualcosa in più chiaramente nei prossimi anni, no? Vabbè, stiamo lavorando per questo e si sta gettando le basi per dei ragazzi, con ragazzi, i ragazzi anche insomma, quelli più anzianotti diciamo, riescono a reggere i ritmi che lui chiede, io forse un po' meno, però diciamo che... sempre riposare il momento. Insomma. Sì, 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 vabbè, infatti, non chiediamo troppo. Non possono pretendere troppo da te. Ma ecco, qua allenarmi e dare una mano poi all'occorrenza. Si scende in campo quando ci sono le esigenze, ma se no alla mia età non si pretende più di tanto. Parliamo un attimo del derby con l'Acustica Cassino. È andata bene chiaramente, per voi c'è stato un ottimo match chiaramente, ma c'è stato anche qualche momento di calo e loro stavano approfittando, no? Sì, vabbè, la partita è stata sempre condotta dall'inizio alla fine, c'è stato un po' nella seconda parte del secondo tempo, se non sbaglio, dove abbiamo sbagliato qualche azione troppo in attacco, ci siamo forse indestarditi più di tanto senza avere schemi che pure avevamo provato, però abbiamo forzato un po' troppo le conclusioni e loro con i contropiedi, con Uttaro, con Usai sono riusciti ad arrivare a meno 3. A meno 3 se non sbaglio, quindi sì, ci hanno messo un po' impensierito verso la fine della squadra, poi siamo riusciti a riprendere il margine che ci ha condotto fino alla vittoria finale. Cosa ne pensi della Acustica Cassino? No, è una bella squadra, io penso che con loro, ma col Fondi sì, col Pontina pure ho visto che è un bello organico, però penso che noi e il Gaeta dovremo giocarcela per i due posti senza nulla togliere all'altro, però anche loro avevano dei ragazzi che mancavano, quindi non so se Pantanella, tuo figlio, è abile arruolato, quindi però io penso noi con loro e col Fondi dovremmo insomma giocarci i due posti per... Diceva però il DS, comunque è complicato anche la fase successiva, a parte il primo punto. Sì, vabbè, anche perché si fa giocare con squadre campane e pugliesi che per tradizione sono ostiche, quindi adesso non le conosco bene, non le ho studiate bene, non le ho viste, quindi però da tradizione il girone campane, il girone Puglia è sempre un girone d'ossa. Poi c'è la fase nazionale che è ancora più complicata, no? Vabbè, poi là andiamo oltre, però cerchiamo un passo alla volta. Ma non pensi che lo Sporting Club punti alla vittoria, oppure sì? No, certo che puntiamo alla vittoria. Come noi, come tutte le altre, penso, no? Non penso che gli altri giochino per partecipare, però il nostro obiettivo è quello di vincere, di ottenere la promozione. Sabato prossimo si va a giocare a Civitavecchia, mi sembra, quindi sì, altra partita facilissima, diciamo così. Partita dura perché loro in casa hanno una bella... giocano bene, quindi ecco gli stupidi, vedi? E quindi una bella differenza tra giocare in casa loro e fuori casa. Ho seguito la partita pure vostra, insomma è stato un match molto molto tirato, quindi poi si giocherà tardi, insomma sono un po' di fattori che però vedo, siamo una squadra che dobbiamo portare a casa i due punti. D'accordo, in bocca al lupo. Crepi, grazie.